Allora, visto che qualcuno ci ha accennato che a Città di Castello ci sono dei giovani cavatori, noi ne abbiamo uno qui, proprio per testimoniare che questa è una cosa vera. E a te, caro Lorenzo, vorrei proprio chiedere intanto come ti è nata questa passione. Sicuramente non dal nulla, probabilmente avrai avuto qualcuno in casa che ha fatto il cavatore prima di te. Certamente, certamente, è un mestiere, un'arte tramandata di generazione in generazione, che parte da piccolissimi, si inizia da piccolissimi, quando ci viene affidato un cucciolo di cane da poter crescere. Poi di conseguenza con gli anni e con il tempo si acquisisce esperienza sia a livello di posti dove trovare il tartufo bianco e tutti i piccoli segreti che concernono nel mestiere. Che altro dire, è un'arte un po' particolare, perché ci si alza presto la mattina. Spiegaci la tua giornata tipo, specialmente di questo periodo. Sì, in questo periodo, oltre alla classica giornata lavorativa di ufficio, la mattina ci si alza presto, la sveglia intorno alle 4:30 e si va per i boschi dalle 3 alle 4 ore, poi a seconda delle giornate, a seconda del periodo. Da soli o in compagnia? No, da soli, in compagnia di due fantastici cani, tra amici fedeli con cui si vivono emozioni indescrivibili. Sì. E quali strumenti ti porti? Mi porto, beh, strumenti ne servono diversi, perché il tartufo si può trovare in tutti in angoli, in posti stranissimi, coperti da radici, quindi si va con una vanghetta di alluminio, d'acciaio, per diciamo aiutare il cane quando scava. E che altro? Un po' di formaggio in tasca per i nostri amici a quattro zampe e via, armati di tanta buona volontà. Senti, adesso io sono curiosa, so che il cavatore insomma ha i suoi posti segreti, quindi giustamente si va da soli e non in compagnia, però ecco questa cosa mi interessava sapere. Ma secondo te, no, le nuove tecnologie aiutano un mestiere così antico o sono molto relative? No, chiaramente, come ripeto un'altra volta quello che ho detto prima, l'esperienza non si compra. Sì, la tecnologia aiuta, però sono tutti posti che vengono tramandati da generazione in generazione, e solo andando in quel posto a quella determinata ora, perché no, quel determinato giorno, si riesce ad ottenere questo frutto dalla terra. Un'ultima cosa, Lorenzo, come sta andando la stagione? Cioè, tu non è che hai iniziato ieri a cercare i tartufi, ecco, siccome la mostra si apre insomma ai primi di novembre, ti voglio chiedere insomma un'anteprima, no? Sì. Chi meglio di te può dirmi come sono, se ci sono e quanti ce ne sono? È una buona stagione, non ottima, perché il periodo, diciamo, il tartufo porta 3 mesi, le piogge per il tartufo portano 3 mesi, la fine dell'estate è stata abbastanza piovosa, però l'ultimo periodo, agosto e settembre, specialmente settembre, c'è stata molta siccità e non piovendo un po' il tartufo ne ha risentito, però non ci lamentiamo, dai, per la mostra troverete sicuramente un qualcosa, un piatto, un bel tartufo che vi aspetta, dai.